Benvenuti nel TG Immagina. Io sono Francesca. E io sono Noemi. Oggi affronteremo un nuovo argomento sulla raccolta differenziata. Abbiamo intervistato il vice sindaco di Modica per capire a che punto è questo nuovo modo di gestire i rifiuti. Come funziona la raccolta differenziata a Modica? Allora, più che differenziata dobbiamo parlare di riciclo, perché non andiamo a fare una vera e propria differenziata. Nel senso che, come avete visto, nelle strade, nei vicoli, ci sono tanti cassonetti colorati, ciascuno per frazione di rifiuto. Abbiamo diversi tipi di, per vari quartieri della città, abbiamo diversi tipologie di raccolta. In questo momento siamo partiti con Marina di Modica, Frigentini e Modica Alta. Ora presto partirà Modica Bassa e poi successivamente la Sorda. E fondamentalmente come funziona? Ci sono questi cassonetti messi nei vari posti con l'umido, il vetro, il cartone e la plastica, e poi c'è l'indifferenziato che ad esempio come nel caso di Modica Alta sarà fatto il porta a porta, cioè ad ogni utenza verrà fornito un mastello, un secchio, diciamo, per l'indifferenziato, dove verrà messo l'indifferenziato, e poi ci saranno le giornate in cui passerà il personale della ditta dell'IGM per portare via l'indifferenziato. Siamo partiti quest'anno, l'obiettivo è credo che sta funzionando soprattutto nelle zone di campagna, nelle zone di Modica Alta, dove c'è molta attenzione verso questo tipo di attività. Il vice sindaco ha confermato in un'intervista quello che ci ha detto in passato il sindaco. Invece ormai si va verso la differenza del riciclo, cioè il riutilizzo di tanti rifiuti che non vengono utilizzati e vengono mandati in discarica. Quindi vedrete, poi cominceremo con la formazione, ci sarà un po' di confusione all'inizio, perché i quartieri non sono tutti uguali, modi che è difficile, perché raggiungere tutti i quartieri, tutti i 10 livelli e superare i 10 livelli, quindi avremo una parte di Modica Alta, sarà messa in contatto con la Sorda, mentre Modica Bassa avrà un altro servizio e le campagne un altro servizio ancora. Abbiamo voluto anche ascoltare alcuni movimenti ambientalisti. Abbiamo contattato la Lega Ambiente, è venuto il suo presidente, Giorgio Cavallo, che ci sta spiegando cosa sta succedendo. A Modica purtroppo non sta andando bene, perché basta guardare i dati della raccolta differenziata nel sito della regione che si occupa del monitoraggio dell'andamento della raccolta differenziata del ciclo dei rifiuti in Sicilia, e dove vengono insomma raccolti tutti i dati, viene monitorata la situazione regionale. A Modica vi faccio i dati del 2016, eravamo su un media annuale di circa 11% di raccolta differenziata. Quest'anno, nei primi 9 mesi, perché mancano ancora i dati successivi, siamo sul 12,2, quindi 0,8% di differenza rispetto all'anno precedente. Siamo a un anno esatto, mi pare che il contratto sia stato firmato con la ditta IGM che prima citavate il 24 febbraio dello scorso anno, quindi oggi è un anno esatto perché domani inizia il secondo anno, e sostanzialmente i dati sono questi, non ci sono state grosse differenze nella raccolta. Non si è avviato tutto quello che andava fatto nel corso dell'anno, di messa a punto, di investimento di tutto il sistema di raccolta, per cui insomma i dati comunque sono questi. Abbiamo trovato sul sito della regione questi dati aggiornati dell'ottobre del 2017. Comiso 51,59%, Monte Rosso Almo 42,48%, Acate 34,16%, Ispica 29,87%, Vittoria 24,63%, Santa Croce Camerina 20,61%, Ragusa 19,60%, Pozzallo 15,35%, Gelatana 14,06%, Modica a settembre era 13,10%, Sigli 9,85%, Chiaramonte e Gulfi 6,10%. Ma quali sono le soluzioni per chi possa migliorare la situazione?
Intanto noi che dobbiamo stare più attenti. Noi abbiamo un bando che prevede 3 tipologie di raccolta. Non è a nostro avviso il massimo che si può mettere in campo. Le esperienze migliori sono la raccolta porta a porta spinta e la tariffazione puntuale. Cosa significa? Che ci sono dei sistemi di monitoraggio e controllo sulla parte sull'indifferenziato che si conferisce. E su questo si basa la tassa che poi paga il cittadino, per cui meno indifferenziato conferisco, meno pago. E questa cosa è una leva che fa sì che si raggiungano buonissimi risultati di raccolta differenziata. Un'altra cosa, parliamo sempre di raccolta, ma un'altra cosa che è importante è la prevenzione dei rifiuti. Una cosa che sarebbe dovuta fare già ora, ma non solo a Modica ma in tutta Italia, cercare prevenzione dei rifiuti. Cosa significa? Ridurre la quantità di rifiuto che produciamo. Purtroppo invece negli ultimi anni c'è un aumento di quantità di rifiuto pro capite, cioè ogni persona produce un po' di rifiuto in più all'anno. Siamo sui circa 500 kg di rifiuto pro capite annuo, cioè significa che tu più o meno produciamo 500 kg di rifiuto. Ma la domanda che noi ci siamo posti, tutto quello che noi facciamo differenziata, dove va a finire? Lei sa dove va a finire la spazzatura differenziata? No, in realtà non lo so. Non ne ho idea, so soltanto dove vanno a finire i miei soldi. Negli appositi centri c'è l'azienda che si occupa della differenziata, li porta presso i suoi stabilimenti e fa i vari stoccaggi, questo io so. Purtroppo non lo so dove va a finire. Spererei nei centri giusti di raccolta. È buona, ottima. Ma lei sa dove va a finire la spazzatura che lei differenzia? Non si sa niente. Questa è una bella domanda che dovremmo fare ai nostri amministratori, che invece praticamente mettono tutto insieme, come ho detto prima, quindi non fanno la differenziata. Non ci risulta così. E ci auguriamo che non sia così, perché sennò ci stiamo prendendo in giro tutti quanti, insomma, e sarebbe una cosa di una scorrettezza unica. Allora ti dico, noi con questa gara d'appalto che è stata aggiudicata dopo anni siamo riusciti a fare un progetto e una gara d'appalto. Funziona così: se noi entro l'anno, quindi entro quest'anno, non raggiungiamo il 65% di differenziata, la ditta che fa la raccolta va in penale. Per cui questo pericolo dovrebbe essere in qualche modo escluso da questa situazione qua. Alla scadenza dell'anno dovrebbero fare il conteggio sulle penali da pagare. Penali che poi noi come cittadini in ogni caso avremmo dovuto pagare, visto che non si raggiungono gli obiettivi minimi che sono fissati dalla Commissione Europea, che è il 65%. Per cui questa penale andrebbe e andrà imputata alla ditta, perché visto che non si raggiunge questa percentuale. Allora, parliamo di riciclo. Per quanto riguarda ad esempio plastica, cartone e vetro, ci sono delle filiere in cui praticamente dei centri di raccolta dove vengono portati queste cose qua, e poi vengono il comune, quindi noi cittadini, poi alla fine abbiamo un recupero economico sulle nostre tasche. La spazzatura, cioè l'indifferenziato, che al momento va in discarica, ora non mi ricordo se va nel messinese o nel catanese, quindi con grandi costi per noi. La parte dell'organico dovrebbe andare agli impianti di compostaggio l'umido e anch'essa va fuori, perché abbiamo un impianto di compostaggio che dovrebbe avviarsi a Ragusa e un altro a Vittoria, che al momento ancora non sono attivi, ma dovrebbero essere pronti a breve, quello di Ragusa, e noi facciamo parte del consorzio, per cui potremo conferire lì una parte di questi rifiuti. Poi il resto
diciamo, alluminio, la lattina, quindi vetro e plastica, vanno negli impianti di trattamento delle relative materie. Come dicevo prima, se sono di buona qualità rimangono lì e vengono avviate appunto al riciclo. Nel caso arriva materiale di scarsa qualità, si può arrivare anche a farlo tornare indietro, quindi con un aggravio di costi. Concludiamo con alcuni pareri dei cittadini su questo modo nuovo di gestire la raccolta dei rifiuti. È una buona cosa, ma adesso non c'ho tempo. Facciamo il vetro in un punto, il cartone in un altro punto, la carta in un altro punto, la spazzatura, insomma, ancora si deve vedere come si deve fare. So che finalmente le cose stanno cambiando. Faccio la differenziata e la porto all'unità mobile. Vabbè, soprattutto la cosa fondamentale è dividere la plastica e il vetro, che sono le due cose che ahimè non si possono, che diciamo, la nostra terra non riesce a smaltire. Ma chi è stata differenziata? Molto poco perché non danno neanche informazioni utili per gli utenti. Cercano soltanto i soldi qui al Comune di Modica. In realtà poco so della raccolta differenziata, perché ancora so che io abito alla Sorda e ancora deve arrivare, se non sbaglio. Differenziata so che, ad esempio, io faccio la carta qui dentro, poi venite qui. La plastica e l'indifferenziata ci sono, e adesso incomincerà, già incominciato a Frigentino a mo' di carta il servizio, e poi incomincerà nelle altre zone del paese di Modica, consegneranno dei vari fustini, dei vari contenitori, dove ognuno di noi metteranno con i giorni convenuti la varia differenziata. Per ora è tutto, ritorneremo di nuovo su questo argomento chiedendo alla IGM Rifiuti come la situazione della raccolta differenziata qui a Modica. Ciao da Noemi e da Francesca.